Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno amici, buon lunedì 15 marzo 2021 e benvenuti all'anteprima della puntata numero 81 di You Leader. Buongiorno e grazie anche oggi di aver scelto questa maniera per iniziare, per scrollarvi di dosso il torpore della notte, per ripartire alla grande questa nuova settimana insieme a noi. Buongiorno, il dito più rapido del West oggi è quello di Nonna Tecno, Monica, Vicentin, buongiorno da Roveredo in Piano, Brigitte, buongiorno a te, ciao Silvia, ciao Paola, buongiorno Beatrice, in diretta da Roma la nostra Paola, Patrizia, da Mesagne, buongiorno Brigitte da Brindisi, buongiorno Maria, da Catania, Romina, good morning, Federica, anche a te da Crispiano, Stefania, buongiorno, Giulia, buongiorno da Live, da Arzignano, Katia, buongiorno da Anzio, Eleonora, good morning, da Taranto per Alfredo, dalla Dispoli, buongiorno, buongiorno a tutti voi, lascio scorrere rapidamente, ciao Serena, lascio scorrere rapidamente i vostri saluti. Ovviamente non posso far altro che ringraziarvi per la presenza massiccia e per aver contribuito davvero ognuno a modo suo a rendere particolarmente memorabile la maratona You Leader che abbiamo tenuto sabato. Per chi non lo sapesse, dalle 8:45 di sabato scorso fino alle 16:48 o 49, con una precisione assurda, neanche nelle migliori trasmissioni televisive si è mai vista tanta precisione, abbiamo tenuto una lunghissima maratona il cui successo è merito di tutti, assolutamente di tutti coloro che l'hanno vista, che l'hanno ispirata, che l'hanno impreziosita con i loro commenti, degli interventi e degli speech pazzeschi, tutti dedicati alla mentalità, al mindset che bisognerebbe avere per riuscire a far parte del 2% per costruire il proprio impero. Noi continuiamo come di consueto ogni mattina con le puntate di You Leader e andiamo passo dopo passo, per esempio questo non è accaduto sabato scorso, sabato non è accaduto nessuna problematica di tipo tecnico, oggi invece l'abbiamo avuta ma l'abbiamo superata brillantemente, ci sono, non abbiate paura, lo sapete che non vi abbandono. Buongiorno dall'India, dice Michaela Davasto, buongiorno a tutti quanti. Dunque, oggi riprendiamo le buone abitudini con delle piccole correzioni, dei piccoli accorgimenti. La puntata di oggi sarà particolare, un po' diversa dal solito, per cui vi chiedo se siete pronti, se siete pronte, preparate anche carta e penna, perché oggi parleremo di una novità. A fra pochissimo. Bene, non parte lo stacchetto. Ed è anche questa una delle ragioni per cui verso Casa Tempesta è in viaggio un MacBook Pro di ultimissima generazione, anche per bypassare questa cosa. M'era venuta una coccia, dice con inflessione anglosassone nella nostra banda. Ciao da Livorno, buongiorno da Rome, ciao da Cairo, Montenotte. Dunque, oggi
L'argomento di oggi è tutto incentrato su una novità, che tanto novità non è, ma lo sarà per noi, lo sarà per amanti di YouLeader. Ma prima di iniziare, io direi, come di consueto, di dedicarci lo stesso qualche minuto per fare il nostro giochetto, cioè affrontare, mostrarvi una frase in inglese per poi andare insieme a cercare una soluzione. Vedrete una grafica leggermente diversa oggi, in via sperimentale stiamo modificando anche questo assetto, per cui ditemi, siete pronti a mettervi alla prova con l'inglese? Perché oggi parleremo di una dote importante per chi vuole farcela. Buongiorno, buongiorno, devi mettere le veline e vedrai come parte, assolutamente quello mi manca. Già devo coordinare me stesso ogni mattina. Ciao dalla Norvegia, buongiorno Maria, buongiorno Micaela. Volevo aggiungere un'altra cosa: grazie alle decine, decine e decine di persone che hanno condiviso la live di sabato scorso, culminata poi con quell'intervento magnifico di Stefania Giaccardi. Ma avete visto la grandiosità degli interventi di tutti coloro che hanno tenuto uno speech. Chi fa parte del nostro team sa che questa registrazione è già su YouTube e peraltro in descrizione ci sono proprio i minutaggi precisi. Basta cliccare sul determinato minuto per andare alla parte che si desidera. Siamo pronti? Vogliamo affrontare la prima frasina del giorno? La prima frase del giorno, ve la metto bella in grande, è la seguente. Eccola, bella visibile, bella vistosa, in maniera che voi possiate fotografarla, ma forse possiamo anche fare così. La prima frase di oggi dice: change is a choice, leave what hurts you and there with the new. Oggi, se non l'avete compreso, parliamo di una dote, di un talento che deve avere un networker che vuole farcela, che matematicamente ce la fa. Ce la farà, a patto di non mollare. Change is a choice. Leave what hurts you and there with the new. Cosa potrà significare? Che cosa significa? Change is a choice. Leave what hurts you and there with the new. Nel frattempo vi dico che a casa Tempesta questa notte è stata una notte ad alto tasso di artisticità. Si sono tenuti i Grammy Awards stanotte. A partire dal pre-show attorno alle 9 di ieri sera e poi a partire ufficialmente dalle 11 della sera fino alle 4 della notte in Casa Tempesta si sono seguiti i Grammy Awards con una modalità un po' particolare, perché gli americani mica consentono con tanta facilità di far uscire le loro trasmissioni, ma soprattutto è un problema secondo me burocratico italiano, per cui la nostra Martina con grande abilità ha dovuto scaricare un programma che simulasse la nostra presenza in America per potersi vedere i Grammy, e vi dico che è stato uno spettacolo veramente d'altissimo livello. Change is a choice, leave what hurts you and there with the new. Vediamo, Francesca, c'è prova. Cambiare è una scelta e di più non so. Cambiare è una scelta, dice Giada, una delle ottime protagoniste di YouLeader, è stata intervistata. Il cambiamento è una scelta, lasciare ciò che ti fa male e osare con il nuovo, dice Monica. Giulia, il cambiamento è una scelta, lascia ciò che ti ferisce e osa con ciò che è nuovo. Brava, il cambiamento è una scelta, lascia ciò che ti fa male e osa con le cose nuove. Vivi con il cuore, dove lo hai letto? Giada, dove hai letto la parola heart? Ah, hearts. No, ma tu, ho capito. Il cambiamento è una scelta, lascia quello che ti nuoce e apriti al nuovo, decisamente. Buongiorno Crizia, cambiamento è una scelta, lascia ciò che ti fa male e osa con il nuovo. Change is a choice. Leave what hurts you and there with new. Il cambiamento è una scelta, lascia ciò che ti fa male e osa con il nuovo. Io ricordo come fosse ieri che un paio d'anni fa feci una live, una live pomeridiana in cui affrontavo questo argomento. Parlavo in particolare di coloro che rinnegano le nuove tecnologie. Sapete, ci sono persone che non ammettono di
effettuare i pagamenti attraverso le carte, perché non sia mai, mi clonano la carta, salvo poi dover accettare fra qualche tempo che i pagamenti saranno solo così. Ci sono persone che non hanno i social, rifiutano, rigettano, aborrono l'utilizzo dei social, perché i social sono una cosa nuova che non ha senso, sono una perdita di tempo, perché i social sono qualcosa di inutile, di pericoloso, assolutamente di pericoloso, e allora non li utilizzano. E non sto parlando di ottantenni, novantenni o novantasettenni, parlo di ventenni, venticinquenni che addirittura decidono di non essere magari su Facebook, per non parlare di quelli che non vogliono avere il conto in banca digitale. No, io non uso il banking online, anzi non lo so neanche dire, vado in banca perché c'è lo sportellista e così i miei soldi sono al sicuro. Questa forma di chiusura al nuovo che avanza, questa forma di chiusura alle tecnologie è, ripetilo anche te Mario, l'arte in italiano. Bellissima frase, mi ci vedo oggi come oggi. Ora leggiamo. Il rifiuto per le nuove tecnologie e per il nuovo in realtà è un indice di paura. È proprio una dichiarazione all'universo di paura, non perché le persone non amino scoprire delle comodità, ma perché hanno paura di lasciare la strada vecchia. Mi sembra un po' di ricordare mia madre quando una decina di anni fa diceva: il forno a microonde non sia mai, in questa casa non entrerà mai il forno a microonde, perché dice che l'agitazione delle particelle, certo, questo sì, microonde, non è cucinare a microonde, non è certamente sano come cucinare al vapore, ma provate a togliere adesso il forno a microonde a mia madre. Quella comodità che si nasconde dietro al nuovo, quel vantaggio che si nasconde dietro al nuovo, a volte ti permette di dire: cazzo, ne vale la pena. Quindi, volete far parte del 2% che ce la fa? Fate network? Avete aperto un codice per tentare questa nuova strada? Volete aprirvi questa chance, quella di far parte di coloro che un giorno saranno liberi per poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi? Già aprire un codice è un indice di essersi aperti al nuovo, perché sai, fare network marketing è un gesto poco convenzionale. Addirittura vai a fare network marketing, cioè dovrei andare adesso porta a porta, dovrei andare a vendere le padelle. Di più, tu fai network marketing, appartieni alla categoria di quelli che infilano il piede nella porta per non fartela chiudere quando venivano a venderti le enciclopedie. Però guarda caso, nelle famiglie di tutti gli italiani c'è una cavolo di enciclopedia che costava milioni e milioni di euro, che è stata piazzata lì da qualcuno. Il cambiamento è una scelta. Lascia ciò che ti fa male e osa con il nuovo. Chi vuole far parte del 2% non ha alternative. In uno dei primi passi di GoPro di Eric Worre c'è scritto: le critiche che ti piovono in genere arrivano da persone che continuano imperterrite a provare a far funzionare qualcosa che non funziona più. Sapete che cosa funziona? Le nuove opportunità, le nuove frontiere, le nuove tecnologie funzionano. E noi che facciamo questa professione, con questo piglio, con questa tattica, con questa maniera di lavorare, apparteniamo al nuovo che avanza. E che chi ce la fa è perché ci si lancia senza paura. Vediamo un attimo qualche commento dei vostri. Nel frattempo preparatevi, perché oggi sarà una puntata un po' particolare. Alessia non mi sta passando più i pizzini, si vede? Sì, neanche Alessia conosceva l'argomento odierno. Esatto, esatto, bellissima frase, mi ci vedo oggi come oggi, dice Katia, certo. Ripeti l'arte in italiano. Ah, ecco, si riferiva probabilmente ai Grammy Awards. Buongiorno, buongiorno. Quindi attenzione a essere concentrati su questo e a non perdere mai l'amore per il nuovo. Per cui, se i vostri upline vi consigliano di approfondire Instagram, fatelo, fatelo. Non siate fermi, non siate paurosi. Vi consigliano di aprirvi ad un nuovo social di cui non avete mai sentito, che non avete mai scaricato? Fatelo.
non c'è nulla di pericoloso. Vi consigliano di utilizzare una certa piattaforma per fare la spesa, per ordinare un viaggio. Fatelo, non abbiate paura. Fidarsi del nuovo significa avere desiderio bruciante di cambiare. Passiamo alla seconda frase in inglese. Eccolo qui. Mi piace questa nuova maniera, la trovo più snella. The real hypocrisy is hoping that it will go better, but in the meantime, choosing immobility o high mobility. Cosa significa? Intanto c'è la testimonianza di Monica Visentin. Io ero così, non volevo cambiamenti, stavo bene nella mia zona comfort. Stavo bene, io lo virgoletterei, perché tu sicuramente stavi bene globalmente, ma rifiutare, avere paura del nuovo, in realtà significa ammettere di voler, di preferire il vecchio, quello che spesso ci fa male. Ecco perché la frase precedente ci invitava a fare questa riflessione. The real hypocrisy is hoping that it will go better, but in the meanwhile, in the meantime, choosing high mobility. Che cosa potrà significare mai questa frase? Intanto preparatevi, perché tra un attimo la puntata di You Leader di oggi prenderà il senso che vogliamo attribuirgli. Allora, Giada c'è prova. La vera ipocrisia è sperare che andrà meglio, ma nello stesso tempo scelgono di rimanere immobili? Certo, è così, ci siamo. Guarda se è giusta, voglio un premio. È sbagliatissima. La vera ipocrisia è sperare che vada meglio, però nel frattempo scegliere l'immobilità. Sì. The real hypocrisy. Alfred Paliego. La reale ipocrisia è sperare che andrà meglio, ma nel mentre stai scegliendo l'immobilismo. Sì, questa è la traduzione. La vera ipocrisia è sperare che vada meglio, ma nel frattempo scegliere l'immobilismo. Rimanere immobili è uguale a andare indietro. La strada verso la libertà ha due direzioni: o vai avanti o vai indietro. Perché quando ti fermi, quando soppesi, quando prima di poggiare l'altro piede davanti al piede precedente, se rimani a ponderare, quei minuti li passi in equilibrio su un solo piede. Equivale al fermarsi totalmente e andare indietro. La vera ipocrisia, dice Giulia, è sperare che vada meglio, ma intanto si sceglie di stare fermi. Questo è quello che accade. Quante persone vi contattano dicendo: tesoro, ma che cosa stai facendo in realtà? Mi parli della tua opportunità e tu gli dici: certo, noi lavoriamo utilizzando i social. Ah no, ma io non sono social. Ma come fai nel 2021 ad avere il coraggio, non a non usare i social, ad avere il coraggio di dirlo che non usi social? Mio padre, 81 anni, ha riscoperto una nuova esistenza, una nuova gioia di vivere. I nostri nonni, se non fosse per l'utilizzo delle nuove tecnologie durante il lockdown, non potrebbero vederli i nipoti. Mi sono sembrato Luciana Tizzetto. L'utilizzo delle nuove tecnologie ci salva e ci ha salvato, ci salverà durante questo periodo. Però... no, io non utilizzo, no, io non metto le mie foto della vita privata sui social. Perché c'è il maniaco, prende la tua foto, si diletta davanti alla tua foto e dunque la mette in circolo. Sì, e dunque, ma poi sì, e dunque che cosa fai? No, io vabbè, comunque faccio un'attività normale qui, solo che vita di merda che faccio. Ecco, peggio per te. L'utilizzo delle nuove tecnologie potrebbe darti delle opportunità, delle finestre che al momento non sono visibili. Buongiorno, Alessia, esatto, non bisogna mai fermarsi. E poi li vedi che stanno sempre online, ovunque. Io non uso i social, per carità, non usi i social, e poi c'è Posta per Te, è pieno di persone che tradiscono la moglie attraverso i social, però non sono social. E poi c'è gente che perde il posto di lavoro perché di nascosto usa Facebook e viene cacciata, però
non gli va di stare tutto il giorno davanti al cellulare. Allora, oggi lunedì 15 marzo 2021, You Leader vi introdurrà in una nuova epoca, in una nuova era, in un nuovo esperimento sociale. Ne avrete sentito parlare, ne sentirete parlare molto. Oggi, con l'aiuto di una persona che ben conoscete, voglio parlarvi di questo. Intanto c'è Elton John che sotto se la canta e se la suona. Oggi voglio parlarvi di questo. Che cosa sarà mai? E che cos'è? Che cos'è? Anche se c'è scritto. Vediamo, chi di voi sa di che cosa stiamo per parlare? Aspetto i vostri commenti. Clubhouse drop in audio chat con un'icona molto particolare. Ciao Silvia, intanto live da Mesagne, lasciamo il tempo. Un nuovo social, dice Federica Caforio. Giulia, conosce di che cosa stiamo parlando? Che cos'è? Vorrei sentire, vedere in questa chat un po' di movimento. Chi conosce questa nuova frontiera social chiamata Clubhouse o Clubhouse? Io facevo parte del club di Topolino, sempre ho detto con la E, a saperlo avrei detto facevo parte del club di Topolino. Clubhouse drop in audio chat. Chi di voi ha Clubhouse? Non sapete cos'è? Non c'è problema. Signore e signori, ora vi introduco una persona che con poche parole, ma soprattutto con il trasporto, con la sua bravura, l'ho sentito e letto qualcosa, dice Nonna Tecno. Io, ce l'avevi comunicata tempo fa, io, dice Crizia, vi presento una persona che magicamente spunterà qui accanto a me, con la quale parleremo non solo di Clubhouse, ma vi annunceremo una cosa molto particolare. Signore e signori, signore e signori, in piedi, se la ride, io la vedo qui in background, se la ride, a voi Nicoletta Tarquini. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, come state? Tu come stai? Tutto bene? Bene, stiamo molto bene, ci siamo ripresi abbondantemente dalla maratona che ti ha visto ottima protagonista. Perché Nicoletta è qui questa mattina? Possiamo dirlo, ti sei imbellettata come sempre, ti sei persino lavata i capelli. Lo diciamo, questa è frontiera di nuova tecnologia. Se non ci fosse stato i social non avrei mai saputo che tu tutte le mattine ti lavi i capelli, cosa che peraltro faccio anche io. Allora, Nicoletta, leggi questi commenti. Sì. Io non conosco, ma so che un social, o meglio un'app per iPhone, dove i personaggi famosi possono mettersi in relazione con noi. Perché dobbiamo parlare di Clubhouse oggi? Perché, allora, il discorso è questo. È nato in realtà, mi è nata questa, quello che poi dopo ti ho scritto, dall'uomo Amazon, che non c'entra niente con Clubhouse. Ma perché? Perché una delle sue strategie vincenti è quello di agire con il cervello, ma di pancia. Che sono due cose che sembrerebbe vadano in contrasto, invece in realtà sono assolutamente, vanno assolutamente di pari passo. Perché? Perché Clubhouse è una nuova frontiera, ok? In realtà è quello che abbiamo già fatto per 8 ore sabato, ok?
noi abbiamo guardato tanto, ma in realtà abbiamo ascoltato tanto, ed è questo che quella, è questo che quella piattaforma può darci, quindi un nuovo modo di comunicare. Poi una cosa è fondamentale, no? Noi in realtà stiamo, tra virgolette, tutti quanti prendendo dei frutti di alberi che non abbiamo piantato noi, quindi ci hanno già spiegato come utilizzare Facebook, come utilizzare Instagram. Quando entriamo in attività ci danno addirittura delle linee guida per utilizzare Instagram, per utilizzare Facebook. Qui possiamo veramente essere pionieri, cioè possiamo decidere come svolgere la nostra attività qui sopra. Quindi secondo me ci vuole quella dose di coraggio per attraversare quella che potrebbe essere una montagna, ma che poi ci porta a una strada spianata, perché possiamo fare di tutto, tutte le storie, tutti i post, ma non c'è niente di più potente della comunicazione. Quindi ce l'hanno servita su un piatto d'argento, lo posso dire, Mario, ce l'hanno servita. Decisamente. Allora, guardate, Clubhouse è un nuovo social tutto incentrato solo sull'audio, non c'è nulla di visivo, riservato al momento solo ai possessori di iPhone, ma i produttori, i fondatori di Clubhouse, nonché gli investitori che sono la base di Clubhouse, hanno giurato e spergiurato che a breve arriverà anche per Android. Clubhouse, l'icona con un musicista, che cos'è in sostanza? È una raccolta di stanze dove con un semplice click tu puoi accedere e parlare con persone o qualsiasi, o con persone famose, che sono quelle che in questo periodo storico animano le grandi stanze. Sto cercando adesso, ce ne sono talmente tante non saprei dove andare. Io apro una stanza qualsiasi, guardate, la prima che mi si para davanti si chiama rassegna stampa. Guardate cosa accade, io clicco. Che lui ne dica dell'alleanza, e poi riaprire anche a quei partiti un po' più al centro, che sembravano, cui sembrava ormai impossibile il dialogo con la... E poi premendo un pulsantino puoi uscire senza che nessuno ti dica: ma perché sei entrato solo ad ascoltare e sei uscito senza avvisare? Si può fare tranquillamente. Qui si parlava di rassegna stampa, ma apriamo un'altra. Qui per esempio si parla di caffè e turismo, aeroporti e viaggi aerei. Io clicco. Guardare numeri diversi, in realtà molto diversi. Citavamo prima la Turchia, stavo andando a guardare i dati. Il traffico domestico turco è calato del 50% nel 2020. Nicoletta, è una enciclopedia vivente in tempo reale, perché non c'è nulla di preregistrato. Chi parla lo fa in questo preciso istante, perché ha un algoritmo particolare. Se riconosce che tu stai mandando in onda qualcosa di registrato o qualcosa che non è fatto live in quel momento, il sistema ti blocca, ti oscura. Per cui l'idea, voglio che la lanci tu e la riprogetti tu, è quella di fare cosa per quanto riguarda noi di YouLeader, per quanto riguarda noi networker? Allora, l'idea è quella di fare una rubrica serale, ovviamente è un'idea lanciata che poi va un attimino, no, è un'idea grezza che poi va un attimino impostata meglio. L'idea è quella di fare una sorta di community serale, una cosa molto leggera, con un appuntamento magari a cadenza settimanale, dove in maniera molto semplice, prima di tutto parliamo di quello che può essere il mindset giusto per affrontare questa attività, ma soprattutto non avendo, tra virgolette, quel panico da video, oddio la casa dietro, i panni devo mettere a posto, ma parlando soltanto con la voce, dare soprattutto la possibilità di esprimere la propria opinione a chi magari ancora non ha avuto modo di emergere, a chi magari ancora non ha avuto modo di dire la propria, ma soprattutto trasformarlo con il tempo in un vero e proprio strumento di formazione. Quindi fare una sorta di specchio delle Zoom, quindi io non riesco a sentire la Zoom, non riesco ad essere presente, non riesco a vedere, benissimo, creiamo un altro strumento perché
dia la possibilità magari a chi vuole semplicemente ascoltare. Ragazzi, il potere della comunicazione è impressionante. Io non so, io sono un'appassionata di ASMR, adesso c'è qualcuno che forse mi prenderà per anche, ma in realtà abbiamo ascoltato non tanto. So se sapete di che cosa si tratta. Gli ASMR sono tutti quei suoni fatti o con la voce o con diciamo con un materiale, e vi posso assicurare che quando non hai una distrazione visiva ma soltanto un coinvolgimento uditivo, cambia anche come tu percepisci un determinato messaggio. Quindi saremo sicuramente pionieri in questo, ma saremmo dei folli a non provarci, visto che ce l'abbiamo a disposizione. Quindi coraggio a tutti, dottor Antonelli. Coraggio. Coraggio. Allora, sto cercando in questo momento, e l'ho trovato, vediamo se posso in questa maniera. Sì, allora vi condivido qui sotto tra i commenti due link. Il primo è quello che vi consente di cliccare, arrivare a scaricare l'app e arrivare subito al mio profilo, così come vi incollo anche quello di Nicoletta. Avete i nostri due profili. Qual è la caratteristica di Clubhouse? Che non è un social leggerotto che permetterà di essere insozzato da chi lo utilizza male, perché per accedere a Clubhouse c'è bisogno di una autorizzazione. Quindi cliccate sul mio profilo o su quello di Nicoletta, scaricate l'app se avete iPhone, registratevi e noi o chi per noi riceverà la vostra richiesta di accedere a questo mondo. Noi vi autorizzeremo a entrare, perché qui si ha un massimo di due inviti a testa da poter fare, poi si allargano in base all'utilizzo che tu fai della piattaforma. Quindi, per dirvi cosa, che è un social fatto con i controfiocchi, perché permetterà di non essere sporcato, banalizzato, come a volte accade usando magari Facebook oppure Instagram. Per cui è ad alto controllo, ma di una efficacia notevolissima. Una sola raccomandazione è solo per chi ha iPhone. Scaricate quest'app, cominciate a seguirci, perché ne vedrete delle belle. Però attenzione, non lasciatevi distrarre, perché quando tu apri Clubhouse e vedi che c'è Michelle Hunziker che con la figlia dialoga e parlano del più del meno, ti viene voglia di restare lì ad ascoltare come pensano e cosa dicono le persone di successo, le persone famose. E ci sono musicisti, c'è di tutto, ci sono persino i grandi networkers, quelli milionari americani che vediamo durante il GoPro. Quindi è veramente un'app top, e noi vogliamo essere assolutamente quelli che vi danno un servizio in più, darvi formazione e mindset in questa maniera. Inizieremo, Nicoletta, probabilmente oggi stesso, tutti coloro che oggi si iscriveranno, che ci manderanno la richiesta per accedere, riceveranno poi un avviso quando saremo live questa sera, nel tardo pomeriggio, adesso lo vedremo, per fare la prima per aprire la prima stanza dedicata al mindset e alle chiacchierate. È un po' di emozione anche per essere la pioniera in questo. Voglio dire che, perdonami, poi ti lascio la parola, tutto questo l'abbiamo pensato con te, l'ho già condiviso e l'avevamo anche pensato con Alfredo e anche con Laura Carone, che è stata la persona che mi ha introdotto in questo mondo. C'è un po' di emozione nel sapere che stiamo per lanciare qualcosa che sarà grande? Sì, assolutamente sì. Beh, ma oggettivamente, Mario, anche quando Amazon ha lanciato Kindle non sapeva minimamente che poi riscuotesse tutto questo successo. Quindi, ragazzi, è possibile che abbiamo veramente, in questo caso Mario fa la gallina e noi facciamo le uova d'oro, quindi è possibile che veramente possiamo... Se non altro è un modo per creare tra di noi una community e per scambiarci magari tutte quelle informazioni che tante volte in Zoom magari si perdono, perché vi ripeto che tante volte magari, non lo so, in Zoom qualcuno si pettina, si tocca, si alza le spalline, la maglia e veniamo distratti. Lì non c'è possibilità di distrazione, perché l'unica percezione che abbiamo
è quella del suono, quindi quella uditiva, per cui è assolutamente, secondo me, una strada da intraprendere. Lo stanno facendo in tantissimi, addirittura ci sono dei cuochi che fanno il sound cooking, cioè che cucinano facendo ascoltare i suoni della loro cucina. Ci sono addirittura la mattina ci sono delle lezioni di diciamo di yoga sensoriale, quindi ragazzi, noi viviamo di comunicazione, quindi saremmo dei folli a non voler provare assolutamente anche quest'altra strada. Quindi io sono più che convinta che sarà un successo, me lo sento. Noi vi daremo un servizio che vi piacerà moltissimo, poi insieme, chiamarlo servizio insomma un po' fuori luogo, però insieme creeremo una consuetudine. Quando sarete a letto la sera, appoggerete la testa sul cuscino oppure sarete comodamente spaparanzati sul vostro divano, magari con le cuffiette, potrete aprire una stanza in cui noi racconteremo che cosa stiamo provando, che cosa abbiamo fatto durante la giornata, e parleremo di mindset, questo maledetto atteggiamento che è tutto ciò che serve per avere successo. Immaginate quanto può essere bello addormentarsi sentendo, partecipando a questa community che ti prende la mattina con questa live mattutina, che poi magari ti lascia e ti accompagna la sera con delle riflessioni morbide tipiche dell'atmosfera serale. Per cui, esatto, è una figata, dice Crizia. Sì, c'è un limite che al momento è solo per iPhone, arriverà anche per Android. Noi ci portiamo avanti così come siamo abituati a fare, facendo i pionieri. Per cui qui nei commenti ci sono i nostri link per cliccare e scaricare l'app. Ci si può seguire a vicenda, è molto molto interessante. Potrete fare le pulizie in casa oppure viaggiare con le cuffiette nell'orecchio e sentire la formazione che daremo solo in audio. Avrete la libertà di ascoltare dei discorsi, degli speech. Ci saranno delle stanze apposite per ascoltare una sorta di conferenze audio per migliorare e gigantire tutto quello che già quotidianamente i nostri leader fanno. Lo troverete, lo metteremo anche lì sopra. Katia lo ha già scaricato. Allora, Nicoletta, io direi che oggi ci dedicheremo anche a questo tra le tante cose che dobbiamo fare. Io, per esempio, devo subito violare la zona rossa oggi con mia moglie. Dobbiamo andare da una parte per necessità, ma sono pronto, ho già compilato la mia autocertificazione. Ma finita questa incombenza, oggi ci dedicheremo anche a questo. Per cui cercheremo un attimo di concentrarci e di comunicare a tutti quanti dove stiamo, che cosa faremo oggi. Dobbiamo cliccare su tutte e due o su uno? Potete fare ciò che volete su entrambi, perché Clubhouse funziona anche con il concetto delle amicizie. Però tu puoi entrare in qualunque stanza, ma se sei amico di qualcuno, appena quella persona parla, appena quella persona tiene un discorso oppure interviene, tu riceverai una notifica e sai che il tuo amico sta parlando all'interno di una stanza. Quindi fate voi e scegliete con chi interagire anche vocalmente. Nicoletta, grazie. No, grazie a voi, grazie a te come sempre. Te l'ho detto anche sabato, ogni volta che dai la possibilità a qualcuno di esprimere la propria è fondamentale, e questo è proprio, secondo me, nasce proprio a fagiolo, cioè è proprio veramente un mezzo per poter dire la nostra, quindi utilizziamolo assolutamente, sperimentiamolo, perché chiaramente insomma non sappiamo neanche noi come andrà, però sperimentiamolo, perché siamo sicuri che sarà una figata, come ha detto Crizia, assolutamente, che è il termine più esatto, che è quello che ho detto io, esatto, quindi assolutamente, usandolo in maniera consapevole, la potenza anche di questo nuovo che avanza ci apparterrà e faremo grandi cose. Grazie a te, buon proseguimento di giornata, ci sentiamo dopo. A questo punto possiamo iniziare a dire anche così, grazie, Nicoletta, e complimenti. Ciao, ancora per sabato, grazie mille a Nicoletta. Benissimo, chiudiamola questa puntata, vi presento due post, perché qui la tradizione la rispettiamo, vi mostro due post scelti fra quelli scritti da
due persone che hanno condiviso la live, la lunga maratona di sabato scorso. Ho scelto due post da profili Facebook molto particolari, perché raccontano di una cosa che a me piace moltissimo. Un attimo, oggi come vedete è una giornata di sperimentazioni, anche di modifiche tecniche, per cui vediamo che cosa accade. Domani ovviamente saremo un po' più spigliati, avremo aggiunto anche un altro impegno che quello di Clubhouse, ma certamente ne varrà la pena. Allora, attenzione, il primo post che vi propongo oggi presenta due persone, due che appaiono in fotografia. Signore e signori, lei è Silvia Rosa Zoccarato, che con la figlia Beatrice inondano piacevolmente di live, di messaggi, di fotografie le nostre bacheche, e ho scelto questo post di qualche giorno fa perché Silvia dice: il mio perché, mette il ditino sotto, si riferisce alla figlia, il mio per chi. Tu hai il tuo perché? Ne parliamo tantissime volte, è importante non solo avere un perché, ma anche un per chi lo fai. In questo caso il riferimento di Silvia è per la bellissima Beatrice. Ecco i commenti di Giulia. Silvia, Silvia Rosa Zoccarato, meravigliosa, tu e tua figlia. Vi prego di non far mancare i commenti, i cuoricini e gli applausi per questo post di Silvia, che è assolutamente piacevole anche nelle sue live. Andate a seguire il suo profilo, mettete i vostri commenti e i vostri segui. Fantastica Silvia, la seguo, dice Giovanna. Grande piacere Silvia, bello il post. Romina, cuoricini a tutto spiano, bellissima foto. Sono tante foto, come vedete, in cui mamma e figlia danno spazio al loro amore. Bravissima Silvia Rosa, dice Crizia. Il mio perché, il mio per chi, è importantissimo farlo per qualcuno. Piacere Silvia, dice Eleonora. Non so se Silvia è connessa, ma credo di sì, però in ogni caso avrà piacere nel sapere che ci siamo accorti di quanto l'unione tra mamma e figlia sia importante. In poche parole c'è il giusto concetto. Bravissima, esatto. Adoro, dice Wanda. Silvia, dice la fortunata Romina, una delle dominatrici dell'estrazione di sabato scorso. Ilaria, belle, che messaggio con i cuori di Enza. Benissimo, andiamo avanti, vi mostro il secondo post. Oggi sono e sarò un po' più rapido, tra un po' chiuderemo il secondo post di oggi. Ecco qui, abbiamo Lisa Ruberti con la figlia Rossella. Altra mamma, altra figlia, e un altro post bellissimo. Il bello di guardare nella stessa direzione. Io e mamma. Ah, ecco, il post è di Rossella. Io e mamma, due caratteri molto diversi ma complementari. Io una persona a cui piace cambiare, a cui piacciono le novità e le sfide, insieme a lei, più sì, più timida e insicura. E infatti questo post era scelto proprio per capitare nella giornata in cui si parla di cambiamenti, di novità. E Rossella ce lo ricorda con questa bella foto che ritrae mamma e figlia che guardano all'orizzonte. Certo, puoi usarlo anche tu, Clubhouse, tutti dobbiamo utilizzarlo. Bello Lisa, dice Carmen. Evviva le mamme, dice Francesca, i cuoricini di Natasha. Evviva le figlie, dice anche Francesca, taggando Rossella. Bellissime, dice Ilaria. Lisa e Rossella, Rossella e Lisa, una foto bellissima, un concetto meraviglioso. I cuoricini di Leonora. Grande Rossella, eccola Lisa, che dice grazie. Lisa, facci sapere cosa hai provato nel vedere questa, nel vedere tua figlia con tanta mamma lì accanto qui su YouLeader. Che emozione hai provato? Le figlie, la nostra vita, dice Patrizia. I cuoricini di Romina, di Clelia. Bellissimo post, dice Giovanna. Il bello di guardare nella stessa direzione, mamma e figli. Guardate, anche se
avete dei figli più piccoli o anche dei figli che magari non condividono con voi la passione per il network marketing, non importa, voi state guardando nella direzione che è la loro direzione. Quindi, così come ho raccontato sabato nel mio intervento, ricordate di farlo sempre per le persone che vi amano. Bellissime parole, la ricchezza più bella che la vita ti dona, i figli. Bravissima, dice Giovanna. Ho voluto oggi caratterizzare gli unici due post che vi ho mostrato con questo sentimento, che è quello di amore per la famiglia, per la propria mamma e soprattutto per i propri figli. Se facciamo post simili va bene? Assolutamente sì, perché raccontare la propria storia, raccontare ciò che ti piace è assolutamente calzante, perché la nostra attività è un'attività di relazioni. Evviva le mamme, dice Clelia. Benissimo, grazie a Rossella, grazie a Lisa e grazie a tutte voi, a tutti voi che avete interagito in questa strana puntata di You Leader. Eravamo un po' squinternati, ma con le idee chiare. Vi ricordo ancora una volta che da oggi parte il nostro progetto su Clubhouse. Quindi scaricate quest'app se avete iPhone, andate a cercare il sottoscritto, cliccate, entrate, registratevi, sarete magari in attesa fin quando non vi autorizzeremo o fin quando non sarete autorizzati, perché c'è bisogno di una sorta di ingresso. Anche Alfredo sarà una colonna dominante e portante di questo esperimento Clubhouse, che esperimento non è, perché quando noi variamo qualcosa e quando lo facciamo perché abbiamo le idee chiare. Fatto, scaricato, grazie a tutti voi. Alexa, volume, anzi me la sono, ce l'ho qui a portata di mano. Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento di giornata. L'appuntamento sarà domani con uno You Leader un po' più rotondo. Torneremo ovviamente a fare il punto della situazione su Clubhouse. Domani sarà la puntata numero 82. Mi farò regalare il telefono per il mio compleanno. Grazie a voi, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Divertitevi e trasformate la vostra giornata in un capolavoro. Appuntamento a domani mattina. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buon lavoro, buona giornata.